Alors, donc, je vais vous inviter à prendre place assez rapidement pour qu'on puisse commencer cette dernière session de communication où il y aura trois communications cet après-midi: Anna-Maria Pastorino, Rossana Vitiello et Pauline Vakiewicz. Et on va commencer directement avec Anna-Maria Pastorino, que j'ai le plaisir d'accueillir ici cet après-midi. Si j'ai bien lu les détails qu'on m'a donnés, vous êtes donc docteur en histoire de l'art et vous travaillez encore à l'université de Köln, de Cologne, sur le projet de reconstitution de la collection, justement, de sculptures de Saint-Euvarny. Et je pense qu'on va avoir le plaisir de vous entendre sur cette question maintenant. Merci. Donc, la parole est à vous. Merci beaucoup. Adesso. Innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori di questo convegno per la gentilezza e l'interesse mostrato. Saint-Euvarny è stato uno scultore, ma anche uno studioso, un collezionista ed una delle figure emergenti della cultura genovese della seconda metà dell'Ottocento. Di origini molto modeste, cominciò a lavorare presso un argentiere e poi passò alla scultura a linea e infine nel 1821 si iscrisse all'Accademia Ligustica a Genova e nella classe di scultura. Ben presto si distinse tra gli allievi. E nel 1837 si trasferì a Firenze, dove lavorò anche nella bottega di Lorenzo Bartolini, dove poté aggiornare ed entrare nel vivo delle problematiche del rinnovamento della scultura italiana. Nel 1837 divenne professore di scultura all'Accademia Ligustica e numerose sono le opere che creò. Questo è un esempio delle prime opere di Saint-Euvarny che sono così fortemente improntate dal classicismo. Queste sono invece opere più mature che gli diedero una certa fama in Italia. Ma quello che soprattutto ci interessa in questo caso è il fatto che fosse membro delle principali associazioni culturali cittadine, cioè l'Accademia e la Società Ligure di Storia Patria, e in cui esercitò una vera e propria leadership in campo culturale e intellettuale. Fu membro anche della commissione consultiva per la conservazione dei monumenti storici e artistici, istituita nel 1866 come unico strumento di tutela esistente sul patrimonio archeologico e artistico. E infatti molto importante è stata l'opera di Saint-Euvarny nell'ambito proprio della tutela e della salvaguardia dei beni culturali. Fu scultore della Real Casa e divenne negli anni 60 consulente per gli acquisti artistici e archeologici del principe Odone di Savoia. Il principe Odone di Savoia si era trasferito a Genova per motivi di salute, come potete vedere, dove morì nel 1866. Varni lo guidò nella formazione della sua collezione, soprattutto anche per la parte archeologica.
Odone morì nel 1866 e la sua collezione, grazie anche all'intervento di Varni, fu donata alla città di Genova. Non è chiaro esattamente quando Varni cominciasse a interessarsi all'archeologia. Probabilmente si pensa che dopo il 1839, quando furono effettuati degli scavi di fronte al Duomo di Genova, abbia cominciato a interessarsi a questa materia, che divenne poi veramente una delle sue passioni. Ben presto acquisì, anche grazie, come ho detto, già al suo incarico presso il principe Odone, e acquisì anche una fama a livello nazionale e diciamo anche internazionale, visto che ebbe poi contatti con grandi studiosi come Giuseppe Fiorelli, Teodoro Mommsen, Gamurrini, Hansen, Fabretti, che era il direttore del Museo di Torino, e anche con Luigi Canina. Infatti nel suo archivio sono conservati carteggi con tutti questi personaggi piuttosto interessanti. Questo è anche il, scusate, un po' spiegazzato, ma l'ho fotografato in archivio così. È la nomina a socio corrispondente dell'Istituto Archeologico Germanico, che ottenne nel 1871. Quindi questo dà un po' l'idea del fatto che Varni, comunque, anche dal punto di vista archeologico, fosse riconosciuto a livello nazionale, e Teodoro Mommsen si servì anche di tutti i suoi appunti e dei suoi dati per quanto riguarda le epigrafi, soprattutto della città di Libarna e della Liguria tutta. Passiamo alla sua collezione. Questa collezione fu anche una delle sue grandi passioni, e è un tipo di collezionismo particolare, che faceva parte anche strettamente della sua vita, del suo modo di essere. E qua vediamo alcune foto che sono state scattate nel 1871 per un album che doveva essere distribuito ai visitatori illustri delle bellezze di Genova, e il Museo Varni era proprio una parte piuttosto cospicua di questo album. Qui vediamo la palazzina che egli fece costruire nel 1864 e che divenne il suo atelier, ma anche il suo museo, tra virgolette, che era dotato anche di una biblioteca scientifica piuttosto fornita. Qua vediamo appunto questa fotografia della scala che conduce dell'atrio, in cui sono allestite queste sculture, che poi rivedremo anche in seguito. Qui sono altre fotografie, questo modo un po' affastellato, un po' pieno di esporre il materiale, sembra quasi casuale, ma in realtà Varni era ancora vivo, quindi si presuppone che abbia inscenato, che abbia creato questa appositamente queste immagini della sua collezione. Qui vediamo anche i gessi delle sue opere, qua questa catasta di armi. Varni ebbe anche un po' questa peculiarità a Genova di collezionare qualsiasi tipo di oggetto, e si dedicò anche al collezionismo non solo delle sculture, dei quadri, ma anche delle arti minori. Purtroppo Varni aveva sempre dichiarato di voler donare la sua collezione al Comune di Genova, in modo da lasciarla. Abbiamo visto come fosse presente nel subconscio dei cittadini quest'idea del fatto che il Museo Varni appartenesse alla città, ma purtroppo ci furono dei problemi con gli eredi.
e alla fine la collezione venne venduta all'asta. Asta del 1887 curata dalla casa Sambon, a cui parteciparono probabilmente mercanti appassionati da tutta Italia. Qua vediamo per esempio una ricevuta che ho trovato nell'archivio Bardini, che acquistò più di 20 lotti della collezione. Però purtroppo nessuna scultura antica. Oltre il catalogo d'asta, che è già un buon punto di partenza per cercare di capire l'entità della collezione, Varni lasciò anche una serie di manoscritti. Manoscritti che presentano una parte di descrizione degli oggetti e una parte di tavole, e divisi anche per categorie di oggetti. Sono conservati in un piccolo comune nell'entroterra genovese, a Serravalle, che li ha acquistati nel 2008 insieme ad altri piccoli lotti di oggetti provenienti dalla collezione, alcuni vasi figurati e circa 45 gemme che rimaste. Qua ho creato, ho presento una breve, una piccola pianta della Liguria antica per far capire un po' anche dove Varni abbia agito, cioè da Genova a Libarna, a Tortona e poi a Luni soprattutto, dove si recava spesso, perché dovendo andare spesso per il suo lavoro a Carrara, ovviamente passava da Luni e quindi si interessò molto agli scavi e alle scoperte anche in quella città. Libarna fu una delle sue passioni, questo piccolo centro nell'Oltregiogo genovese, che venne scoperto in seguito alla costruzione della strada Regia nel 1821 e che poi attirò appassionati anche professionisti, archeologi che si interessavano a quanto veniva fuori dagli scavi di questa città. Il Varni, tra l'altro, scrisse proprio su Libarna un paio di volumetti, gli appunti di diverse gite fatte nell'antica Libarna dal 1846, quindi al 1866, sono 20 anni, e poi pubblicò un altro supplemento anche su questo tema, in cui descrive il lento deterioramento della città, le piccole collezioni, perché nel frattempo Varni aveva creato in Liguria una rete di piccoli collezionisti locali o di interessati locali, i parroci per esempio, che appena veniva effettuata una scoperta lo chiamavano e il Varni partiva prima in diligenza, poi quando fu costruita la ferrovia in treno, e armato appunto della sua penna e dei suoi taccuini cercava di disegnare tutto quanto veniva alla luce e in parte anche forse di acquistare qualche oggetto per la sua collezione. Questi sono alcuni monumenti funerari che gli furono donati di provenienza libarnese. Qua è un bellissima erma in giallo antico, qua vedete accanto il disegno che è tra l'altro molto preciso ed è stato facile rintracciare in un catalogo di Sotheby anche l'originale, che purtroppo però è stato venduto dopo essere passato in diverse collezioni e presso diversi antiquari, è stato venduto nel 2006. Qua è l'altra città che vi ho mostrato, a nord di Libarna, che è Tortona, dove il Varni acquistò appunto questa statua, che tra l'altro che è stata recentemente ritrovata nella collezione Accorsio Metto a Torino da Anna Maria Riccomini, che l'ha riconosciuta in base proprio a questi disegni. E qua invece vedete questa trapezzoforo che si trova al museo, nel museo genovese.
Questi sono dei ritratti da Luni, che, piuttosto importanti, che il Varni acquistò da una collezione genovese, quella del Marchese di Negro, che nella prima metà dell'Ottocento teneva il più grande salon letterario della città, e da cui passarono tantissimi studiosi, intellettuali, Stendhal, Byron, Dickens. E aveva costruito nella sua villetta un piccolo padiglione dove aveva allestito diverse statue lunensi che gli erano state donate. E qui Varni, probabilmente, purtroppo non ho trovato alcuna testimonianza di questo, vide, entrò, oppure seppe tramite le sue conoscenze che erano in vendita, e quindi acquistò ben 7 teste, 7 ritratti e altri pezzi. Uno di questi ritratti è proprio questo, qua vedete accanto il disegno, che ho individuato attraverso i disegni, che si trova a Copenaghen e fu comprato nel 1903, quindi diversi anni dopo la vendita all'asta Varni, presso l'antiquario Alberici a Roma. Qui è un altro rilievo che egli ottenne in dono a Luni, da uno dei grossi scavatori della città romana, cioè da Carlo Fabricotti. E qua sono invece sculture di nuovo che acquistò da antiche collezioni genovesi oppure a Verona, come questa, però di cui purtroppo non si sa quasi nulla. Qua ho cercato di dare un'idea, i pezzi che non ho rintracciato tramite i manoscritti sono in disegno, invece gli altri rintracciati sono segnalati dalle fotografie. E quindi abbiamo qua appunto i pezzi da Libarna, quelli da Tortona, quelli da Luni, quelli da certe collezioni genovesi e poi quelli che acquistò sul mercato antiquario e avevano provenienze disparate, Roma, doni che gli vennero fatti, una addirittura da Alessandria d'Egitto, insomma. Oltre a questo, il Varni aveva ovviamente nella sua collezione tantissimi oggetti che ho cercato un po' di quantificare, anche se è molto difficile, in base al catalogo d'asta. Le sculture sono circa 85, una settantina, circa 70 terrecotte. Qua ho presentato queste che si trovano ancora al Museo Archeologico di Genova e sono qua presentate anche in questa tavola. Poi abbiamo le lucerne, che erano circa 150. È piuttosto difficile, devo dire, questi numeri non sono proprio esatti perché ovviamente dei lotti di asta che dicono diverse lucerne sono sempre problematici. Ancora gemme e cammei, questi sono alcuni dei 45 superstiti che si trovano, come vi ho detto, a Serravalle, Scrivia, in questo piccolo comune, e le gemme erano veramente tante, le gemme e i cammei erano più di 800, però anche queste di provenienze disparate, spesso sconosciute, perché esistono nell'archivio Varni, perché esiste anche presso l'Accademia Ligustica un archivio personale dello scultore che venne donato dagli eredi all'Accademia, dove sono conservati molti scontrini di acquisto da antiquari diversi, però è impossibile anche qua riconoscere.
Qua ci sono una serie di vasi figurati che furono pubblicati nel 1836 in parte quando stavano presso gli eredi. Qua ancora alcuni oggetti in bronzo. E infine ho presentato finalmente il Museo Storico Artistico, che è nato a Genova nel 1892. E dato che era un progetto che stava molto a cuore a Varni, volevo mostrare come le sue statue fossero appunto nella sala romana del primo museo genovese, come avrebbe desiderato. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation très riche qui nous a donné une impression de cette très belle collection avec toute cette gamme d'objets et justement de provenance. Et maintenant, avant de passer à la discussion, on a le plaisir d'entendre encore deux contributions. La première de Rossana Vitiello, une collection qui sort de l'oubli, Les sculpteurs in marmo di scavo di Giulio Monteverde, 1837-1917. Alors, Rossana Vitiello est docteur en histoire de l'art et ses travaux portent principalement sur le sculpteur Giulio Monteverde. Et elle travaille actuellement au ministère des biens et des activités culturelles et vous travaillez en Ligurie à Gênes. C'est ça. Oui, alors, merci beaucoup, Rossana Vitiello. Buongiorno e buon pomeriggio a tutti. Sono molto contenta di essere qui a parlarvi della collezione di marmi antichi di Giulio Monteverde. Ringrazio tutti gli organizzatori per questo invito gradito. Il mio intervento è relativo alla recente riscoperta della collezione di marmi antichi che lo scultore italiano Giulio Monteverde conservava nella sua palazzina, un atelier, quindi una palazzina, abitazione, uno studio, in Piazza dell'Indipendenza a Roma. Questa collezione è stata completamente dimenticata dagli studi sull'artista e invece era molto nota ai suoi contemporanei. Vedremo come i marmi più importanti li troveremo elencati, fotografati e descritti in alcuni repertori di archeologia della fine dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento. Prima di iniziare però volevo raccontarvi un attimo chi era Giulio Monteverde. Era uno scultore che ebbe grandissimo successo in vita. Era nato nella provincia piemontese, a Bistagno, in provincia di Alessandria, nel 1837. È stato, diciamo, importantissimo in vita, ma dopo la sua morte, nel 1917 a Roma, fu, direi, quasi totalmente cancellato dalla memoria storica. Sarà soltanto a partire dalla metà degli anni Ottanta dell'Ottocento che, grazie agli studi di uno storico dell'arte genovese, Franco Sborgi, l'attenzione a Monteverde sarà di nuovo portata all'interno della storia dell'arte. Eppure Monteverde era stato veramente un punto di riferimento importante per la scultura italiana dal 1870 fino all'inizio del Novecento. Monteverde è stato lo scultore in cui l'Italia, finalmente unita, si identifica e riconosce attraverso le sue opere che diventano un modello per il nuovo linguaggio nazionale. Grazie alle opere di Monteverde l'Italia cerca di riconquistare un ruolo di primo piano nel panorama internazionale della produzione artistica a partire dalla seconda metà dell'Ottocento. Era uno scultore di origini umili, iniziò anche lui come Santovarni, come intagliatore del legno. Studia a Genova, all'Accademia di Belle Arti, è allievo di Santovarni, di cui vi ha parlato Anna Pastorino. Nel 1865 vince una borsa di studio, va a Roma per 4 anni e in questa città ebbe grande fortuna e vivrà tutta la vita con la moglie e i figli. Monteverde ebbe una carriera dagli esordi fulminanti, 3 soggetti di sculture azzeccati per 3 sculture che nel giro di 3 anni gli danno un successo strepitoso. La prima, Le prime ispirazioni di Cristoforo Colombo, premiato all'Esposizione Nazionale di Parma del 1870, il genio di Franklin, premiato all'Esposizione Nazionale di Milano del 1872, e Edward Jenner,
medaglia d'oro a Vienna nel 1873, dove venne esposto il modello in gesso, e poi a Parigi nel 1878 all'Esposizione Universale. Opere nuove per soggetto, la grandezza del pensiero umano, il progresso, la scienza, moderne rispetto alle proposte della scultura accademica contemporanea, opere rassicuranti che mettevano d'accordo la critica e il pubblico. Ecco, nel 1878 Monteverde sarà commissario per la scultura italiana a Parigi, all'Esposizione Universale del 1878. Questo è il padiglione della sezione italiana con il genio di Franklin collocato in un punto, e a Parigi Monteverde esporrà alcune opere. La prima l'abbiamo vista precedentemente, Edward Jenner nel 1878 che vinse la medaglia d'oro, poi la statua dell'architettura per il monumento funerario a Carlo Sada a Torino, il modello in gesso per il monumento al conte Massari a Ferrara e il fanciullo che gioca col gallo che ebbe grande successo come all'interno del collezionismo privato. Ecco, questi anni sono anni in cui il successo di Monteverde a livello internazionale cresce. A partire da questo periodo riceve grandi commissioni per monumenti pubblici, monumenti privati, ritratti. Molto famosi e importanti sono gli angeli che lui inventa per monumenti funerari italiani e stranieri. Nel 1889 verrà nominato senatore del regno. Non ovviamente per nobiltà di nascita, ma perché fu un grande e importante contribuente dello Stato italiano. Ecco, Monteverde quindi fu uno scultore che da origini umili riuscì a costruire una fortuna strepitosa, uno dei pochi artisti italiani che riuscì a farsi costruire una palazzina a Roma nel 1875, vedete il progetto trovato all'archivio storico capitolino, una palazzina dove al piano terra vi era lo studio dello scultore e al primo piano la sua abitazione. Questa è quello che ancora si può vedere a Roma della palazzina Monteverde. Vedete che al piano terra, al posto dello studio dello scultore, c'è un bar, il Florian. E guardate questa bellissima sala etrusca affrescata da Annibale Brugnoli alla fine dell'Ottocento, che era la sala dove lui esponeva le sue opere più importanti, ridotta adesso a uno sfondo per un bancone del bar. Ecco, lo studio di Monteverde è famosissimo, tutti si recavano a Roma a vedere il suo studio, il re, l'aristocrazia romana, critici, giornalisti, turisti, studiosi e archeologi. Perché nello studio Monteverde non solo conservava le sue sculture, qui vedete una fotografia dell'epoca e un'illustrazione del 1898, ma conservava anche nel suo studio la collezione di marmi antichi. Come vi dicevo, la collezione di marmi antichi è stata completamente dimenticata dagli studi, ma era nota ai contemporanei. Infatti la prima descrizione che abbiamo della collezione di marmi di Monteverde è pubblicata dagli archeologi tedeschi Matz e von Dun, che visitano Roma, soprattutto von Dun, e visitano l'atelier di Monteverde descrivendo ad una le sculture in essa conservate. In tutto nei volumi sono conservate, annotate, suddivise per tipologie, 27 opere. La maggior parte sono sculture mutile, acefale, busto di Eracle, statuetta della divinità dell'abbondanza, due teste di satiro, ve le ho elencate in modo da avere visivamente un'immagine del questa prima citazione della collezione Monteverde. Ecco, tutti questi marmi sono stati descritti puntualmente, però il luogo di provenienza non viene mai segnato. Ecco, importante invece come testimonianza visiva per le sculture della collezione Monteverde è il repertorio di fotografie di Arendt e Amelung, e infatti proprio gli studiosi fotografano
i pezzi più importanti della collezione, in tutto 11 fotografie, che sono l'unica fonte documentaria di questi oggetti, di queste opere. Vedremo che alcune sono adesso conservate al Museo Nazionale Romano, ma la maggior parte viene dispersa a seguito della morte dello scultore in un'asta del 1920. Ecco, vi ho messo in elenco le immagini e le fotografie pubblicate da Arendt, il pezzo più importante che finirà proprio al Museo Nazionale Romano è questo Efebo Monteverde o Atleta, definito proprio dagli studi tipo Monteverde, una replica romana di un originale greco della metà del V secolo avanti Cristo, conosciuto proprio grazie ad altre due repliche conservate a Cleveland e a Corinto. Questa scultura entrerà e la vedremo nella collezione del Museo Nazionale Romano, appunto a Roma. Le fotografie conservate all'interno del repertorio di Arne Amelung sono anche questo busto di figura femminile, la testa verrà venduta da Monteverde al Museo Nazionale Romano, la vedete nella fotografia accanto, alcuni torsi di Efebi di ubicazione attualmente sconosciuta, ma vi faccio vedere una serie di fotografie. Io sono uno storico dell'arte, faccio un appello agli archeologi per vedere se si riescono a ritrovare in qualche collezione le sculture documentate alla fine del secolo. Avevamo una scultura di Cupido che viene utilizzata forse dall'artista per il suo genio di Franklin come modello, mettendolo in movimento, oppure un altro torso di Efebo che attualmente si trova nei depositi del Museo Nazionale Romano. Uno dei pezzi importanti della collezione di Monteverde è proprio questo bellissimo torso maschile fotografato da Arendt, riemerso nel 2005 a Parigi, meritando la copertina del catalogo della vendita all'asta di Sotheby's della collezione di Otto Claus Preiss, e è andata purtroppo dispersa, ma nel catalogo dell'asta viene identificata e viene citata la collezione dello scultore di Giulio Monteverde. La mia ricognizione della collezione di marmi antichi di Monteverde è partito proprio da qui, trovando il catalogo d'asta e trovando la citazione collezione di Giulio Monteverde con il riferimento alla fotografia di Arendt, sono partita da lì e piano piano ho cercato di mettere insieme il nucleo di sculture. Altre teste fotografate all'interno della sua collezione andate disperse o comunque vendute, come vi dicevo, all'asta di cui vi parlerò a breve. Teste femminili, amazzoni. Ecco, anche in Francia gli studiosi francesi conoscevano la collezione di Monteverde proprio perché Salomon Reinach nel suo repertorio riprende le fotografie di Arendt e Amelung e attraverso dei disegni ne ripropone alcune. Qui avete la serie di sei opere di Monteverde, della collezione Monteverde citate, riprese proprio dal repertorio di Paul Arendt. Ecco, quante opere erano custodite all'interno della collezione di Monteverde? Il recupero del catalogo della vendita all'asta dei suoi beni dopo la morte ha permesso di conoscere complessivamente di quanti pezzi era composta la sua collezione. Monteverde muore nel 1917, il grosso del materiale lo ereditano le figlie, nel giro di 2 o 3 anni le figlie si liberano di tutto vendendo all'asta con la casa d'aste Corvisieri di Roma, tutto ciò che era conservato nello studio dell'artista. I modelli delle sue sculture in gesso vengono donate al comune di Genova, ma tutto il resto viene disperso. Sono circa 40 le opere citate nel catalogo d'asta. Qui vedete le pagine, l'asta del 28 febbraio 1920 segnala sculture in marmo di scavo suddivise in 39 lotti. Vi faccio scorrere velocemente la tipologia delle sculture presenti a quella data all'interno dello studio di Monteverde. Come potete vedere sono soprattutto teste, busti, statue acefale e mutile di figure maschili, femminili, nude,
arneggiate, loricate, insieme a frammenti di altorilievi e di fregi architettonici. Ecco, oltre a questo, avevamo dei piccoli oggetti di scavo in terracotta, vasi etruschi, 43 monete romane in bronzo, un mosaico proveniente da Villa Adriana che serviva da ripiano a una console in legno intagliato, oltre a pezzi e calchi in gesso di celebri opere, come la Venere di Milo, dettagli del Partenone, calchi ripresi dal vero, probabilmente utilizzati proprio dall'artista come riferimento per la sua attività o come modelli di studio per i suoi allievi. Ecco, fortunatamente, un mese prima di morire, Monteverde vende alcuni pezzi, alcuni oggetti antichi al Museo Nazionale di Roma. Roberto Paribeni, l'allora direttore del Museo Nazionale di Roma, va a selezionare i pezzi nello studio del Monteverde. Questo che vedrete adesso è quanto è rimasto oggi della sua collezione. Abbiamo ovviamente il nostro atleta tipo Monteverde, esposto al Museo Nazionale Romano all'interno del percorso di visita. Abbiamo poi un bel torso di statua virile, una copia romana di originale ellenistico, attualmente nei depositi del Museo delle Terme di Diocleziano e quindi non esposto all'interno del percorso. Poi la testa di Eros che abbiamo visto, recuperata in quella insieme, fotografato da Arendt all'interno di un busto femminile, anche questo conservato nei depositi, così come il torso della statua arcaica che si trova nei depositi delle terme di Diocleziano. All'interno degli acquisti voluti dal direttore del Museo Nazionale Romano abbiamo anche una bella casseruola in bronzo che Monteverde aveva recuperato nella vigna del padrino Abistagno, quindi arriva dagli scavi effettuati, credo in questo caso casualmente, nel luogo legato alla sua nascita. E poi avevamo questo bel frammento di una lastra di rivestimento in terracotta raffigurante un'auriga a bassorilievo. Manca un pezzo dei 7 oggetti d'arte antica acquistati da Roberto Paribeni, una testa di Afrodite non ritrovata nel corso della mia ricognizione, senza fotografia e quindi non riconoscibile tra le infinite teste che sono conservate negli scaffali dei depositi del Museo Nazionale Romano. Ecco, ma da dove provenivano queste sculture? La collezione di Monteverde, no, come si forma? Gli anni in cui si forma sono quelli tra il 1878 e il 1880, ma sulla provenienza di questi marmi non si conosce quasi nulla, nessun volume che cita e fotografa le opere di Monteverde ci dice da dove arrivano. Anche Roberto Paribeni, nelle schede conservate nell'archivio del Museo Nazionale Romano, non spiega la provenienza, da quale scavo, dal quale luogo di Roma arrivano questi beni. È possibile che questi frammenti di scavo della collezione di Monteverde, è possibile supporre che arrivassero dagli scavi che a Roma si stavano facendo proprio nel luogo dove Monteverde aveva realizzato la sua palazzina. Negli anni in cui si forma la collezione a Roma, proprio nel quartiere dove abitava Monteverde, si facevano scavi in Piazza Indipendenza, Castro Pretorio, nella zona della stazione Termini, proprio perché la Roma post-unitaria si doveva ingrandire urbanisticamente e lì venivano costruite le palazzine dell'aristocrazia romana. Sulle pagine del bollettino della Commissione Archeologica di Roma del 1876, infatti, si segnalano numerosi ritrovamenti. Quindi, da un lato potevano provenire dagli scavi in zona, dall'altro lato Monteverde, che aveva avuto un grande successo con le sue opere, si rivolgeva anche al mercato antiquario
per arricchire la sua collezione. Quindi questo interesse nei confronti dei marmi antichi, come abbiamo visto, apparteneva alla cultura del tempo. Lui era allievo di Santovarni, aveva per un certo tempo mantenuto anche i contatti, quindi così come Santovarni aveva una collezione su cui però aveva investito anche dal punto di vista degli studi, anche Monteverde aveva continuato all'interno della scultura del tempo questa attenzione ai marmi antichi. Ma oltre al piacere collezionistico, le sculture antiche potevano servire anche come modello per le sue creazioni. La descrizione di una figura femminile conservata nel suo studio, descritta da Max e von Dun come vestita con un sottile chitone senza maniche che scivola all'indietro scoprendo la spalla, il braccio e l'attaccatura del seno, suggerisce un possibile collegamento con la statua dell'architettura per il monumento Sada. Il Cupido che abbiamo visto fotografato sembra il modello per il Mercurio del monumento genovese a Raffaele de Ferrari, duca di Galliera, che Monteverde realizza a Genova nel 1896. Così come tutti i torsi maschili presenti nello studio dello scultore diventano i modelli per i nudi allegorici delle sculture della ultima attività dell'artista. Il popolo italico per il pensiero del 1911 collocato alla base della scalinata, qui vedete il modello in gesso, qui vedete invece l'originale in bronzo, il monumento a Vittorio Emanuele II a Roma in Piazza Venezia, per la realizzazione della figura dell'Italia, che eccola qui, Monteverde guarderà la statua di Minerva della collezione Giustiniani che conosceva molto bene perché nella sua biblioteca vi erano tantissimi volumi di arte antica venduti all'asta anche questi nel 1920 che potevano servire a Monteverde come modello per le sculture. Ecco, nella relazione formulata da Monteverde in qualità di giurato all'Esposizione Internazionale di Parigi del 1878, lo scultore indirizzava i giovani allo studio della forma e ad acquisire attraverso la conoscenza della scultura classica il bello, perché secondo Monteverde solo grazie all'ammirazione del bello presente nelle opere antiche era possibile completare il vero nelle opere moderne. Ecco, è proprio in questo contesto che la riscoperta della collezione di marmi antica dell'artista diventa anche proprio un importante tassello per comprendere le sue scelte stilistiche. Monteverde, infatti, proprio nell'oscillazione tra bello e vero, era stato capace di trovare un suo particolare linguaggio che lo rese in vita uno degli scultori più riconosciuti del suo tempo. Grazie. Alors, merci beaucoup, merci pour cette étude très riche, très intéressante, qui nous a amené de Rome jusqu'à Paris. Et maintenant, je vais demander à Pauline Vakievitch de prendre la parole. Et vous allez nous amener plutôt vers le sud de la France, j'ai bien compris, oui? Le sud de la France ainsi que le centre. Ok, donc on fait un véritable voyage en ce moment. Merci beaucoup. Alors, c'est bon? Oui? Alors, bonjour à tous. Je remercie les organisateurs de ce colloque de me permettre d'exposer mes travaux en cours dans le cadre de mon doctorat qui concerne la répercussion des collections de figurines en terre cuite antique sur la création artistique contemporaine. Les figurines en terre cuite antique arrivent sur le marché de l'art parisien à partir de 1872 pour les figurines de Tanagra, puis dans les années 1880 pour les figurines de Mérina, comme le prouvent les recherches menées par Néguine Mathieu sur ces objets auxquels je vous renvoie. Alors, pour commencer, entre 1870 et 1940, j'ai pu relever 129 ventes aux enchères, dans lesquelles des figurines en terre cuite ont été vendues.
Or, comme vous pouvez le constater, l'année 1914 cumule le plus grand nombre de terres cuites, le plus grand nombre de ventes de terres cuites, c'est-à-dire 8. Et le second pic que vous pouvez voir concerne l'année 1892 avec 7 ventes. Et les figurines vendues, si on raccourcit un peu notre tranche d'année, les figurines vendues entre 1890 et 1914 représentent 59% de mon corpus, qui s'élève en tout à 5952 figurines. Donc à la fin du 19e siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale, les figurines sont recherchées sur le marché de l'art. Et dans le cadre de ce colloque, j'ai choisi de vous présenter deux collections de figurines inédites et leur influence sur le programme décoratif ambiant. Celles conservées à la Villa Kérilos, dans les Alpes-Maritimes, et celles conservées au château de Neuhanvic, dans le département de l'Indre, en région Centre-Val-de-Loire. Donc je remercie très chaleureusement Madame Elisabeth Porté, du Centre des Monuments Nationaux, pour m'avoir communiqué toutes ces informations précieuses et de m'avoir consacré du temps à mes nombreuses demandes et inquiétudes parfois. Donc je remercie également Monsieur Michel Zinck, le secrétaire perpétuel de l'Académie française, qui m'a autorisé à accéder à la bibliothèque de l'Institut, et les équipes de guides conférenciers de Neuhanvic et d'Arras, ainsi que la spécialiste de la famille Sand, Claire Le Guillou. Alors, quelle est la répercussion de ces collections de figurines en terre cuite sur la création contemporaine? Quels artistes ont pu les voir? Et quels artistes ont pu s'en servir pour nourrir leur création? Voilà, c'est notre principal cheval de bataille. Donc, commençons par la collection de Théodore Reynac. Alors, qui a deux autres frères tout aussi connus, Salomon et Joseph, donc des savants. Et donc, Théodore est très passionné par l'Antiquité. Et il a fait bâtir cette villa sur un promontoire rocheux. Et donc, c'est un don après que Théodore Reynac a fait à l'Institut de France. Et c'est en 1967 que cette villa a été ouverte au public. Entre-temps, les descendants de Reynac en eurent l'usufruit. Et la villa a été classée monument historique le 15 septembre 1966. Et donc, pour construire cette villa, Théodore Reynac a repris les codes architecturaux et décoratifs de l'Antiquité, aussi bien grecs que romaines. La construction a été finie en 1908. Voilà. Et depuis 2016, la villa est gérée par le Centre des Monuments Nationaux. Donc voici une autre petite vue. Et comme le dit Astrid Arnaud, qui a rédigé sa thèse sur la villa, sa thèse qui s'intitule « Das Wohnhaus als Antiken Reconstruction », elle est à la fois un musée de formation culturelle et un écrin de collectionneur. Comme vous pouvez voir, ici en effet, la villa a été conçue pour être vue, et ce, dès le départ, dès le début. Et par exemple, les collections de figurines en terre cuite, mais également les collections de figurines en bronze, ainsi que la célèbre coupe Tejkiewicz, contribuent à l'esthétique de cette maison. C'est dans la bibliothèque que voici qu'il disposait sa collection de figurines, constituée de 16 figurines. Et alors j'ai trouvé cette photo intéressante d'un exemple de disposition de figurines dans la bibliothèque, mais plus vraisemblablement, elle devait se trouver dans les niches, dans les murs. Donc vous avez également deux exemples de figurines, donc Leda avec un cygne et puis une autre petite statuette féminine. Donc voilà à quoi ressemble une partie de sa collection. Et parmi les personnes recrutées par Reynac pour bâtir la villa, il y avait Gustave Louis Jolme, artiste décorateur. Il a donc fait les décors à l'intérieur, les fresques, mais fait intéressant. Il travaillait également avec la manufacture de Sèvres. Or, il y a eu une série de tanagras contemporaines, pour ainsi dire, dans cette manufacture, comme cet exemple que je vous propose, de Théodore Teck, le céramiste, femme voilée, dit aussi tanagra, dit aussi donc danseuse titeux. Et on a...
Donc, pour revenir 30 secondes sur la femme voilée, c'est qu'on appelle aussi Tanagra. Elle reprend en réalité une figurine dénommée la danseuse Titeux, qu'on conserve au musée du Louvre. Et cette disposition de draper autour du corps en mouvement permet tout un jeu artistique de création. Et pour en revenir à la Villa Kérylos, Jolm a été en contact avec les figurines de Rénac. Or, dans sa création, on peut denoter qu'il n'est pas insensible aux figurines grecques. Dans ce tableau, Nature morte, lézard, en collection privée maintenant, montré lors de l'exposition monographique qui a eu lieu à Dax au début des années 80, Christiane Guttinger a tissé un lien entre la figurine acéphale du tableau que j'ai ici entourée en rose et une autre figurine conservée à la BNF. Et j'ai également pu trouver, dans la salle des mariages du Beffroi d'Arras, des fresques réalisées par Jolm. Comme donc cette allégorie du printemps. Alors pardonnez-moi si la qualité n'est pas excellente, j'ai eu beaucoup de mal à prendre les photos à l'intérieur de la salle des mariages, puisque ces fresques ornent tous les murs et font le tour de cette salle. Donc on a plusieurs vues ici, donc... Et on a toute une série de jeunes femmes habillées à la grecque, mais coiffées à la garçonne. Voilà. Et si on compare cette figurine issue de la collection Rénac, on peut voir une similitude entre cette épaule dénudée et celle des jeunes filles dansant. Or, il me semble que les épaules dénudées ne sont pas monnaie courante à cette époque. De même, la petite fille qui a un motif de bande dans l'ourlet quasiment de sa robe pourrait rappeler certains motifs que l'on trouve également dans la décoration des habits des figurines. Et la jeune femme dansant, ici de Jolm, arbore une robe dont le retombé de la partie inférieure rappelle l'immation de cette figurine, et la fente de sa robe révèle une oblique similaire à celle de l'immation, au sens inverse. Mais... Alors, il y a d'autres sources d'inspiration manifestes. J'ai voulu mettre en lien cette péplophore conservée au musée du Louvre avec cette dame perchée sur l'échelle de Jolm, ou encore cette dame assise avec laquelle je mets en parallèle des clichés prélevés de catalogues de vente. Dans ces donc, typographies, la manière avec laquelle est disposé le manteau entre l'avant-bras et le bras, ainsi que le mouvement de lever du bras avec ce coude replié, qu'on peut retrouver sur d'autres figurines évidemment, ont pu être vues par Jolm, que ce soit dans les collections muséales ou dans les ventes aux enchères elles-mêmes. Et maintenant, on va pouvoir passer à la seconde collection. Alors, on a cette collection conservée à Nohant-Wick. Alors, Nohant-Wick, c'était une demeure familiale, une maison de maître de la fin du XVIIIe siècle, qui appartenait déjà à la grand-mère de George Sand. C'est une maison familiale. Et ce qui nous intéresse plus précisément dans cette affaire, ça va être Maurice Sand, le fils de George Sand, qui a épousé donc une certaine Lina Calamata, la fille du graveur italien Luigi Calamata, et c'est par ce biais que la collection de figurines en terre cuite arrive à Nohant-Wick, c'est-à-dire au décès de Luigi Calamata. C'est un héritage, et donc c'est comme ça que la collection arrive à Nohant-Wick, enfin, centre de la France. Et donc elles arrivent, donc Luigi Calamata meurt en 1869. Et les antiques, voici quelques vues de cette maison dont je vous ai parlé, voilà. Et les antiques sont conservées en partie dans la chambre de Lina, donc une pièce qui n'est pas encore accessible à la visite actuellement, et pour l'autre partie dans le cabinet des antiques. Il faut savoir que c'est vraiment une collection inédite sur laquelle on peut encore découvrir beaucoup de choses. Certaines figurines étaient encore conservées dans les tiroirs. Donc voici des vues. Ici, vous avez un petit exemple, voilà, avec un dispositif muséologique pour les figurines exposées. Et vous avez ici un exemple, trois exemples que j'ai choisis pour illustrer un peu quelles étaient les composantes de cette collection. Et maintenant, je vous montre une vue de théâtre, là où se déroulait le petit théâtre de Nohant-Wick. Ce n'est pas anodin, c'est parce que Maurice Sand donnait des spectacles de marionnettes, en fait, qu'il créait lui-même. Et il invitait son cercle d'amis,
parmi lequel se trouve le sculpteur Aimé Millet. Et Millet fréquentait les Sandes comme... Voilà, donc voici une petite photo d'Aimé Millet. Et il fréquentait les Sandes comme le prouve cette représentation de Georges Sand. Donc, maintenant, à savoir quel a été le lien entre la collection d'antiques et Aimé Millet, justement, dans ces œuvres qu'on peut retrouver d'Aimé Millet après donc l'arrivée de la collection à Noanvic, on peut en tout cas retenir, pour l'instant j'ai retenu ces deux œuvres-là dans mes recherches, Jeune femme au tambourin et cette statue non dite Allegoria della Primavera, et ce sont deux œuvres conservées en collection privée. Et si on compare, on peut relier justement dans la manière de retenir le drapé sur l'Allegoria della Primavera avec justement cette petite figurine féminine donc, que vous voyez sur votre droite, où elle retient justement son drapé, où la disposition du drapé de l'entrejambe pour la petite victoire, on peut peut-être associer à cette jeune femme au tambourin. En tout cas, il y a des échos manifestes, et donc je suis encore à chercher d'autres œuvres plus encore néo-grecques, mais en tout cas Aimé Millet est le seul parmi les artistes qui ont pu fréquenter la famille Sand, venir à Noanvic et pouvoir voir la collection de figurines, alors que d'autres artistes comme Luigi Calamatta, le graveur, que ce soit l'écrivaine Georges Sand, mais également le mari donc de la fille de Maurice, qui était également peintre, aucun ne s'est inspiré de la collection, si ce n'est Aimé Millet, qui apparemment était le plus enclin et le plus susceptible de s'en inspirer. Alors, je vais évoquer, je pense que j'ai encore le temps, d'autres pistes possibles, parce que dans mes recherches sur Noanvic, j'ai trouvé un autre artiste assez intéressant. Donc, c'est Auguste Toulmouche, qui est connu pour ses portraits mondains sous le Second Empire, et à ses débuts, dans les années 1850, il faisait partie du groupe néo-grec, et c'est un ami proche de la famille Sand. Par exemple, dans la lettre 14311 de la correspondance de Georges Sand au tome 21, donc aux éditions Lubin, 2016, on y apprend que Lina et Maurice le fréquentent et Georges Sand adresse au peintre des bises, ce qui témoigne d'une certaine familiarité, proximité. Dans ce tableau, acquis par un collectionneur au mois de septembre dernier dans une galerie parisienne, on y voit à l'arrière-plan une statuette représentant une jeune femme drapée debout. Oui, j'ai ici un petit... Or, cette sculpture rappelle, dans la disposition du coude et de la main opposée tendue et retenant le tissu, certaines figurines de la collection de Nohant. Mais auquel cas, vu la date de réalisation du tableau, il aurait fallu que Toulmouche ait vu la collection, non pas de Maurice, mais de Luigi Calamatta, donc à Florence, ce qui n'est pas encore prouvé à ce jour, ou alors il a utilisé sa propre collection, car en effet, Toulmouche possédait 52 figurines. Et comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, les autres pistes possibles auxquelles j'ai pensé, c'est donc Luigi Calamatta, le possesseur de la collection au départ, et Frédéric Loff, qui est le mari d'Aurore, donc le mari de la fille de Maurice et de Lina. Voilà. Alors pour conclure, il y a manifestement des liens à exploiter entre la peinture murale de grand format, les sculptures et ces statuettes. Bien que remisées dans les tiroirs dans les années 50, elles ont auparavant connu leur heure de gloire grâce au marché de l'art, notamment entre 1880 et 1920. Et c'est bien à la belle époque que le nombre de figurines en terre cuite vendues atteint son apogée, ce qui leur donne une place de choix parmi les collections de cette période. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Alors, merci beaucoup. Merci pour cette intervention qui nous a donné justement toute une série de rappels iconographiques qui nous permet de voir la place des antiques justement dans la création contemporaine fin 19e, début 20e siècle.
Je tiens également à remercier toutes les intervenantes d'avoir bien respecté le temps de parole, puisque ça nous donne maintenant un peu de temps pour la discussion. Et donc, la parole est à la salle. Qui a une première question concernant cette série d'exposés très riches qui nous donne toute une série de détails que je pense qu'on n'avait jamais vus avant. Concernant nos amies italiennes, les questions peuvent être posées en français. Je peux me charger de la traduction si besoin. à la demande de mesdames. Merci. Concernant l'intéressante dernière communication, les trois étaient intéressantes, mais plus spécifiquement celle-ci, puisqu'à la fin vous abordez le cas de Toulmouche, qui est un artiste néo-grec moins important que d'autres, comme Hamon, comme Picou, etc. Toute cette frange qui gravitait après dans le cercle de Jérôme. Le fait est que c'était des peintres quand même très très cultivés en termes de références antiques, hein. Ils avaient une vraie connaissance de cette statuaire, de ce mouvement, et d'ailleurs ils s'étaient eux-mêmes ils revendiquaient cet héritage là donc c'est assez délicat je voulais savoir où en était l'état de vos recherches. Vous essayez de tisser des liens entre certaines collections et des images qui apparaissent, qui peuvent être des images archétypales aussi, ou au moins des choses qui se retrouvent dans cet imaginaire-là néo-grec. Comment vous arrivez à tirer des certitudes en ce qui concerne, mais peut-être que vous n'en êtes pas encore là, mais en ce qui concerne les relations entre certaines collections et les images qui réémergent dans les peintures néo-grecques, dont celle de Toulmouche, par exemple. Alors, ma démarche a été plutôt, sur le coup aussi, historienne. Enfin, j'ai eu une démarche historienne. J'ai cherché dans les correspondances, dans les archives, toutes les preuves au niveau du cercle amical, par exemple de Maurice Sand ou bien de Théodore Reynac, quels étaient les artistes présents. Et après, j'ai cherché dans leur collection ce qui pouvait être le plus néo-grec et après, dans ce qui était néo-grec, le plus probable par rapport à ce qu'ils avaient pu voir, en tout cas. Mais j'ai cherché auparavant des preuves, on va dire, dans les archives, les agendas, les correspondances. Voilà, c'était ma démarche méthodologique et les correspondances surtout ont été un point fort, voilà, pour être sûre de cette possibilité d'avoir vu telle ou telle œuvre. Voilà. Et pour ce qui est du cas de Jolm, c'est sûr, puisque la collection est arrivée, il était là présent, il a en plus Jolm a visité le Louvre, et c'est quand il a visité le Louvre, on le sait, en 1910, c'est ce qui lui a donné sa vocation de peintre. En plus, donc voilà, grâce à plusieurs données, donc il était, il a baigné dans, comme vous l'aviez dit, dans une ambiance marquée par les œuvres antiques, et effectivement ils avaient une iconographie en tête bien relative à l'Antiquité, oui. Mais voilà, donc ma démarche a été plutôt historienne pour être sûre de ce que je peux avancer, voilà. Une question encore à propos de votre communication. Est-ce que vous savez si Théodore Reynac achetait lui-même cette terre cuite, ou bien si c'est par l'intermédiaire de Jolm, avec lequel il était très lié et qui avait lui-même sa collection, comme vous l'avez dit, qu'il a acquis les terres cuites qui sont à Kyrillos? Ça, c'est ma première question. Et alors, la deuxième, qui est une remarque plutôt, c'est qu'il est très frappant de voir que dans toutes les villas néo-grecques, entre guillemets, hein, le terme n'est pas très bon, de l'époque, on procède par des agrandissements de petites figurines ou de petits sujets, de petits bronzes, par exemple. Et toutes les fresques de la Villa Kyrillos sont très frappantes parce que les personnages sont souvent de hauteur naturelle, si je puis dire, environ 1m80 chaque figure féminine, mais proviennent, quand on regarde bien, de vases grecs où elles sont très très réduites, évidemment, ou bien de vos terres cuites où elles ont une toute petite taille. Alors oui, cela est vrai. Et en plus, Jolm était aussi, marqué par les fresques de Pompéi également. Donc on peut retrouver chacune de ses sources d'inspiration. Et pour ce qui est Théodore Reynac, dans mon étude sur le marché de l'art, donc tout ce que j'ai montré un petit peu au début avec les graphiques, alors j'ai retrouvé une fois l'occurrence du nom Théodore Reynac dans Reynac. Je ne sais pas si c'est Théodore ou si c'est... voilà. Donc j'ai trouvé une fois ce mot-là dans les recherches des procès-verbaux des ventes aux enchères.
précisément, pour avoir un peu les acheteurs. Mais effectivement, pour ce qui est de la provenance des figurines, c'est très dur à établir et c'est en cours, évidemment, pour en être sûr. Voilà. Moi, j'ai juste une petite observation donc, sur un rapprochement que vous avez fait d'après une figure de ce tableau « Grande nature morte ». Et cette grande nature morte, je ne me souviens pas, mais peu importe où elle est exposée, c'est à la Villa Kérylos ou pas non, et l'observation, ça, voilà, c'est là. Là, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. C'était juste pour montrer que Jolm avait été, voilà, comme le monsieur avait dit précisément... Oui. Oui, mais c'est pas la Villa Kérylos. Non, c'est pas ça que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que cette figure n'a rien à voir avec les statuettes que vous aviez montrées. Non. Alors je vous ai mal compris. Non, c'était juste. Alors ça, c'est. Qu'est-ce que c'est cette figurine? Quelle est l'originale? Alors justement, c'est une donc conservatrice qui a fait une exposition sur Jolm, mais qui a mis qui a tissé un lien entre cette figurine du tableau et une autre figurine conservée à la BNF. Voilà. Donc c'est C'est une statuette en marbre. Mais c'est en marbre, voilà, pas en terre cuite. Et ça n'est pas une figurine. Donc je vous avais mal compris. Voilà, non, c'est pas. Et le type est connu de toute façon, et autant que je me souvienne, c'est une statuette en marbre qui était déjà dans la collection Kélus, enfin anciennement, et vous en avez trouvé une à Berlin, et vous avez également une statuette en bronze à Santa Barbara. C'est une joueuse d'Olos, double flûte, comme on dit. Il y a d'autres questions? Oui. Ce n'est pas une question, c'est juste un commentaire. Voilà, merci. Parce que, en fait, on sait que les Tanagra ont été, pour un grand public et un grand public artistique, une découverte à l'exposition universelle de 1878 au Trocadéro. On en a des relations par Goncourt, par Flaubert, et un certain nombre d'artistes ont été sensibles à ce nouveau type de statuaire, notamment certains peintres, comme Whistler, qui a fait toute une série de dessins et ensuite d'aquarelles à partir de deux collections, et c'est là que c'est vraiment intéressant. D'une part, il était familier des Ioannides, qui avaient une collection et qui habitaient juste en face du British Museum, et il fréquentait également beaucoup le British Museum. Et ce qui est très intéressant dans ce cas de figure, c'est que, comme vous le savez sans doute, la collection Ioannides recelait énormément de faux. Parce que dans les années 1880, on n'achète plus chez les spécialistes de Tanagra. On achète des Myrina et ensuite ça va être terminé. Et on s'aperçoit que le goût des artistes se portait volontiers plutôt vers les faux que vers les authentiques. Voilà, c'est juste un petit commentaire que je voulais vous faire partager. Pardon. Merci beaucoup. Il y a une autre question? Toujours sur la communication. Alors, du coup, on va continuer. Avant de passer justement aux premières communications, je voudrais continuer avec Pauline Valkevitch. Un élément, d'abord merci de remettre en valeur des collections du centre de la France, qui est une région qu'on n'a pas trop mis en valeur lors de ce colloque-là. Surtout ces petits collectionneurs, j'ai envie de dire, qui souvent fréquentent beaucoup Paris et qui n'ont qu'une partie de leur collection, finalement, dans l'Indre ou en Indre-et-Loire. Donc là, c'est le Tourangeau qui parle. Donc on a en fait souvent tendance à dire que dans le centre de la France, on collectionne surtout la Renaissance et le Moyen-Âge. Et en fait, il est vrai qu'on a quelques petites collections comme celle-ci, comme à Saché, par exemple, comme à l'Hôtel Gouin, dans ces villes-là. Et il y a peut-être quelque chose à voir là-dessus. On trouve pas mal de photographies de ces petites collections-là dans les grands fonds photographiques de l'École des Beaux-Arts, et notamment un fonds qui pourrait être utile justement dans cette démarche-là, qui est le fonds Millet, très très méconnu, qui vient d'un professeur peintre fresquiste justement de cette période-là, le fonds Millet qui se trouve maintenant à l'INHA, mais qui vient de l'Institut de France, et dans lesquels on a justement des séries, on parlait beaucoup de photographies ces derniers temps, des séries de photographies par milliers, à la fois de sculptures, de mosaïques, de vases et aussi de terre cuite, qui servaient précisément à l'enseignement et évidemment à la formation des élèves peintres, sculpteurs et architectes. Donc ça pourrait être aussi intéressant parce que peut-être que sans même fréquenter l'objet réel, il y a la fréquentation de ces photographies au sein des cours, que ce soit aux Beaux-Arts ou à l'École du Louvre, qui peuvent servir justement à ça. Donc ce serait intéressant éventuellement de creuser sur cette piste-là. Enfin, j'en sais rien, c'est une idée.
Merci, merci beaucoup. Merci aussi pour cette indication concernant ce fonds, qui est très intéressant. Il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a des questions concernant par... Oui. Oui, j'avais une question pour Rossana Vitiello. J'aurais aimé savoir, à la vente de 1920, vous avez mentionné des moulages de statues célèbres qui avaient été vendues. Est-ce que l'on sait ce qu'elles sont devenues? Ok. Durante la comunicazione avete parlato dell'asta di 1920? Oui. La vendita a Roma, sì. Sì, la vendita a Roma, et, ho dimenticato già, j'ai oublié. Les moulages en plâtre qui ont été vendus. Sì, che sono divenuti i plastri, i calci? Ah, che cosa sono? Che i modelli in plastro, in calcio. Allora, nello studio di Monteverde vi erano dei calchi che raffiguravano sculture antiche. Anche quelli sono andati venduti all'asta, ma non si sa dove siano finiti. Mentre i modelli in gesso delle sue sculture, quindi delle sculture che lui ha realizzato come monumenti per piazze, monumenti funerari, eccetera, i modelli in gesso delle sculture, le figlie di Monteverde le hanno donate al comune di Genova. Oggi su 65 modelli in gesso ne esistono più soltanto una trentina in due musei italiani, una parte alla Galleria d'Arte Moderna di Genova e una parte alla Gipsoteca Giulio Monteverde a Bistagno, la città dove lui è nato, ma questo per quanto riguarda i gessi dello scultore. Invece i modelli, i calchi di arte antica non sappiamo dove siano andati a finire, così come la maggior parte della sua collezione. Merci. Personne? Peux me lancer alors? Alors j'en ai plein en fait des questions, ho moltissime domande, mi dispiace per il milieu italien perché sarebbe un po' difficile, però possiamo vedere il legame tra le due comunicazioni, anche quella del Museo Baracco, di questo ambiente che è molto sconosciuto in Francia dall'Italia, dai primo decennio dell'unità dopo il Risorgimento. E c'è una cosa molto importante di vedere che le due persone dove abbiamo parlato sono di un ambiente sociale molto, come si dice? Umile, sì. Però con la formazione di scultori hanno fatto un percorso, sì, un sviluppo della conoscenza che le hanno portato a diventare collezionisti. Mi domando... Sappiamo chi sono i professori di queste due scultori? Possiamo avere i nomi? Inizio io, inizi tu? Sì, lo stesso. Il professore di Varni all'Accademia era Giuseppe Gaggini, era un altro scultore che poi venne chiamato all'Accademia di Torino. Però io credo che tutti gli scultori, tutti coloro che frequentavano un'Accademia, usufruissero anche di una buona conoscenza della scultura antica, della mitologia. Penso proprio che siano materie che venissero insegnate agli allievi delle accademie. Quindi io penso che entrambi, forse soprattutto Monteverdi, siano arrivati al collezionismo attraverso la scultura, ma forse anche Varni. Però poi, mentre Varni si è evoluto più dal punto di vista scientifico, perché ha cominciato a studiare anche tante cose, forse Monteverde poi ha utilizzato... Scusa, ti prendo la parola. Allora, Monteverde ha studiato a Genova con Santo Varni e ha guardato molto alla scultura di Lorenzo Bartolini, uno scultore toscano che intorno alla metà dell'Ottocento lasciava la strada del classicismo per un maggior naturalismo. Infatti
Monteverde inizia, come posso dire, viene considerato nelle sue opere degli anni 1870-1880 come uno scultore realista, ma non è mai stato realista. Pensiamo a Gemito, c'è una mostra bellissima al Petit Palais che ho visto di Vincenzo Gemito. Nel 1878, all'Esposizione Universale qui a Parigi, c'è Gemito da un lato e i napoletani con questa scultura presa dal vero e Monteverde invece che in quel periodo rappresenta l'Italia che cerca di mediare il vero con il bello, quindi con l'antico. Monteverde l'antico lo impara in accademia da Varni, anche da Bartolini e poi a Roma. Lui vince una borsa di studio e studia a Roma e vive a Roma, e a Roma l'antico comunque c'è. Inizialmente esordisce più con opere legate al vero e poi dal 1880 abbandona il vero per ritornare, forse anche questa passione collezionistica dell'antico lo avvicina ad abbandonare il naturalismo per una sorta di simbolismo, no? Di ritorno a immagini allegoriche che caratterizzano la produzione finale della sua scultura. Spero di avere risposto. Sì, chiaramente, però ho ancora una domanda legata a questo. Quando vediamo il comportamento di collezionista tra le due, è molto differente. C'è ancora l'ambiente del gabinetto di curiosità a Genova, però lui è molto più simile a Baracco, per esempio. Lui ha un programma. E abbiamo visto gli esemplari di scultura di Varni, ho l'impressione che è soprattutto del stile severo di una periodo, come se ci stava un ciglio preciso di scultura, non so. Sì. Di Varni? Ma io credo che invece sia più che lui abbia comprato quello che gli capitava e che abbia cercato di salvare, secondo la sua testa, quello che trovava che veniva fuori dagli scavi. Quindi lui lo acquistava, lo portava nel suo museo e poi aveva questa idea, poi diventerà un museo pubblico, perché soprattutto per lui era molto importante questa idea del fatto che si dovesse salvare il patrimonio culturale da quello che era l'oblio, l'abbandono. E che è anche un po' il problema di tutti gli intellettuali del periodo, perché in quel momento in Italia, dopo l'unità, è stato distrutto molto. E quindi si vedevano, c'erano progetti addirittura per Genova, si volevano riorganizzare le città secondo certi criteri, che volevano una modernizzazione della città, ma questo comportava la distruzione. E così c'era questa volontà di salvare quanto veniva alla luce da questi scavi casuali, queste scoperte che poi erano spesso molto casuali, e poi soprattutto di salvare dalla distruzione e dalla dispersione nelle mani di mercanti improvvisati che erano sorti in tutti questi piccoli siti della provincia. È un po' il filo rosso di tutto, è il sviluppo urbanistico dei trasporti, esatto. Che possiamo vedere questo in Francia e tutta l'Europa, però penso a un altro collezionista molto importante, è Van Gogh. Sì. C'è la piccola mostra al Palazzo al Thames, sì. È un tipo di collezionismo ancora differente, sì. Più archeologico, è un po' abnormale, non so come dire. Però è una cosa che è similare, è di salvare tutte le cose che sono nella terra di Roma. Tu peux traduire? Bon, c'est pour davantage un témoignage, en fait. Il y a quelques années, on m'a demandé de faire l'inventaire de l'ancien fonds de Charles Dufresne, donc un peintre, qui était membre de la villa Abdeltif,
Donc le peintre 1878-1938. Et donc, il y avait 1200 objets, parmi lesquels des antiquités, donc qui provenaient, puisqu'il était pensionnaire à Abd el-Tif, donc du Maghreb, Proche-Orient, Alger. Et également, donc j'ai consulté ses archives pendant l'inventaire, et on voyait bien qu'il se fournissait un peu tout venant, donc évidemment dans des fouilles parfois clandestines, ou alors à Alger, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'antiquaires à Alger, dans l'entre-deux-guerres notamment. Et donc finalement, effectivement, les artistes, quels qu'ils soient, avaient besoin d'un univers de forme, et notamment les pensionnaires de Rome, les Athéniens, ou Abd el-Tif, ou Casa Velázquez, avaient aussi la possibilité d'avoir accès à des sources importantes. A due, on va peut-être. la cosa che voleva dire Laure è che abbiamo un sistema molto similare in nell'Algeria francese dall'inizio del Novecento, con artisti che vanno a accumulare pezzi d'arte, antichità, e poi fare collezione per avere un. Come un universo delle forme, come la pubblicazione. Comment s'appelait le nom? Quel était le nom? Charles Dufresne. Era l'esempio della collezione Charles Dufresne. Pittore, scultore, che faceva questo. Charles Dufresne. Dufresne, sì. Te lo scrivo, se vuoi. C'est bon? Dans la même perspective, il y a un personnage quand même fort important aussi en Italie à cette époque charnière, mais qui n'est pas du tout du côté des collectionneurs, mais plutôt de ceux qui vont constituer les services des beni culturali italiens, qui est Felice Barnabei. Est-ce que on a des c'est quelqu'un que je considère comme très très important et que j'ai rencontré, dont j'ai pu faire la connaissance dans le dossier des fresques de Bosco Reale. Quand on voit le rôle important qu'il joue pour la Villa Giulia ou pour Faenza, par exemple, est-ce qu'il avait des liens avec les artistes, lui plutôt avec les artistes potiers, mais est-ce qu'il y a eu des liens avec des figures importantes comme celles que vous avez présentées toutes les deux? Allora, giustamente diceva se. E voleva sapere se c'era apparente un legame tra Felice Barnabei e questi, insomma, non ancora, perché però il legame almeno forse Monteverdi non lo so, ma Varni aveva questo legame con Giuseppe Fiorelli, che era il predecessore di Felice Barnabei. Forse viene più tardi Felice Barnabei, perché Varni muore nel 1885, non so quando entra in carica Felice Barnabei. Allora, io sono riuscita a trovare dei carteggi delle lettere. Purtroppo il materiale nello studio di Monteverde, il materiale d'archivio, è andato perduto, le figlie non l'hanno donato ad un archivio, e sicuramente Monteverde era in contatto con diverse importanti personalità della cultura italiana. Io ho trovato le lettere di Monteverde a Corrado Ricci, ad esempio, era in stretto contatto, e c'è tutto un carteggio a Ravenna in Italia con Corrado Ricci, e le lettere proprio legate anche alla donazione di marmi antichi. E non essendoci più, non esistendo, non avendo trovato da nessuna parte, non ho trovato il nome di Barnabei tra coloro, diciamo, che hanno avuto relazioni con Monteverde. Lui
parla in alcune lettere di mercanti antiquari che cercavano di comprare la sua collezione. Lui però non voleva venderla, scrive a Ricci, voleva cercare, per quanto piccola fosse, per quanto Monteverde non era uno studioso come Varni, non ha mai redatto un catalogo, era un uomo semplice, era uno scultore soprattutto, più che uno studioso. Appassionato, umile, un senatore del regno che frequentava pochissimo le aule parlamentari, preferiva lavorare, un po' come Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi e Monteverde erano amici e si vantavano di non essere mai andati in Parlamento, no? Loro non c'erano, perché uno scriveva musica, l'altro realizzava sculture. Barnabè allora, è umile di origine, esatto, umile, sì, anche, sì, anche, sì, anche silenzioso, sì, no? Perché penso che probabilmente sono legami. Io, sì. La mia intenzione è di continuare a cercare, e quindi potrei, spero di riuscire a trovare anche questo legame. Grazie per avermelo suggerito. Madame, excusez-moi. En effet, en réalité, avec Baracco, il y avait beaucoup de notices sur Bernabé et Baracco. Et dans les mémoires de Felice Bernabé, il y avait des, oui, il y avait des notices sur la collection de Baracco. Il a dit, il est pas trop content de ce qu'il faisait sur le, dans les marchés d'art, mais dans le montant, il était content de la collection parce qu'il était. Il a pris beaucoup de choses qui sinon ils vont finir dans l'étranger. Et donc il a décrit un peu la collection de Baracco dans ses mémoires. Et je sais qu'il a visité aussi la collection de Baracco dans la maison. Et il faisait aussi des dîners ou des circuits dans les musées. Merci beaucoup. Je me demande d'ailleurs, c'est pas la même personne qui a participé à l'acquisition de la collection Evan Gorga? Voilà, qui justement a réussi à assimiler les 20 000 objets de la collection. Alors, merci beaucoup. J'ai l'impression que on est en train de me dire qu'il faudrait, en dépit de toute cette belle discussion, remercier encore une fois nos intervenantes, remercier tous ceux qui ont posé des questions, participé à cette discussion, et je pense qu'il y a maintenant une petite pause. Si j'ai bien compris, il y a une petite pause. Merci beaucoup, encore une fois.